Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, buon pomeriggio da Milanello, sono ancora in giacca e non cravatta, la temperatura è aggrevole, fra un paio d'ore arriverà il freddo intorno ai 10 gradi anche qui, però l'allenamento è stato effettuato sotto un bel sole, sotto un sole abbastanza tiepido per essere quasi metà novembre o inizi di novembre. Sono contento che si giochi. Temevo, non avevo quasi, mi pesava questa partita dopo la sconfitta con l'Udinese. Invece so che i ragazzi della curva stanno già preparando le coreografie, anzi le scenografie, insomma tutto è pronto per questa sfida meravigliosa di Champions League. Dopo vi dirò la formazione. Ha parlato oggi Stefano Pioli con un interessante compagno di banco, parliamo di Mike Maignan, che ha parlato chiaro, sentirete anche le sue parole sul contratto. Gli ho rivolto una domanda io sull'1-1, si è messo a ridere, sono contento un po' per smitizzare, e la mia domanda dopo la commentiamo perché è una domanda sincera. Vi ho detto anche qualche giorno fa che ho avuto questa illuminazione, apparizione vedendo la partita contro il Napoli, una partita ben giocata nel primo tempo, e ho proprio rivolto questa domanda a Stefano Pioli. E intanto parliamo anche di Gerry Cardinale, non è ancora arrivato. Se leggete bêtises, visto che siamo contro il Paris Saint-Germain, cioè sciocchezze circa un incontro che sta già avvenendo con Ibra, non può avvenire solo per un motivo: perché non è ancora arrivato a Milano, arriverà in tardo pomeriggio. Non è che abbia un umore molto, diciamo, un umore molto allegro, soprattutto anche per tutte queste frasi che riguardano Ibrahimovic. È stata rivolta una domanda su Zlatan Ibrahimovic anche a Mike Maignan, ma sentiamo la conferenza stampa. Mike Maignan e Stefano Pioli. Grazie. Mike, la tua leadership si percepisce anche solo dai tuoi occhi. Ti senti il nuovo Ibra nello spogliatoio e quanto vi manca Ibra, dato che è un tema di strettissima attualità? Nuovo Ibra no, io sono Mike, Ibra lui ha il suo carattere o il mio. Io faccio quello che so fare, non voglio giocare un ruolo che non è mio. Sono un leader naturale. Cerco sempre a dare il meglio di me per aiutare la squadra e per andare avanti. Vi manca Ibra? Abbiamo perso Ibra, abbiamo perso un leader, è vero, ma oggi abbiamo una squadra anche forte con altri leader e dobbiamo andare avanti. Ibra, ho tanto rispetto per lui, ma Ibra non c'è più, quindi il passato è dietro. Grazie. Fabio Conte, Aria. Ciao Stefano, Ciao. temi che domani l'accoglienza a Gigio, a Donnarumma, possa in qualche modo distrarre l'ambiente e anche i tifosi rispetto a un tifo che magari ti aspetti molto più caldo? No, io credo che i nostri tifosi faranno di tutto per incitare la squadra al punto dove noi dimostreremo di giocare la mina, perché hanno sempre fatto così e perché i nostri tifosi hanno grande passione, hanno grande amore per i nostri colori e per noi quando riusciamo. Quindi dipende da noi trascinare i nostri tifosi e far sì che San Siro sia una cosa molto molto positiva e una marcia in più. Prego. Buongiorno Mike, Guillaume Passini, Eurosport France. Buongiorno Mike. Domani affronterai Mbappé, che è insieme a te nella squadra francese. E abbiamo visto che ci sono delle difficoltà quando ci sono dei tiri sul primo palo, e per te è difficile davvero fermare il pallone così? Kylian è un giocatore veramente top ed è di qualità. È difficile da leggere. Ha fatto delle ottime performance, e quando il secondo palo è aperto, c'è cioè il primo palo con il difensore vicino, bisogna capire che cosa fare, bisogna rispettare il gioco. E sono contento di vederlo, ma non si può anticipare queste azioni. È sempre molto rapido e bisogna dare sempre il meglio. Corriere dello Sport, Antonio Vitiello.
Una domanda per Mike Maignan. Ciao Mike. Al Milan sei un giocatore importantissimo, sei stimato da tutto l'ambiente. Ti chiedo, stai già parlando con il club per rimanere ancora tanti anni con il Milan e per rinnovare il contratto con il Milan, visto che sei un elemento importantissimo per questa squadra? Grazie. A me mi piace il Milan, tutti lo sanno dentro. Non abbiamo iniziato a parlare perché per me e anche per il club penso che non è ancora il momento giusto. Grazie. Gioia, prego, sotto mercato web. Sì, salve mister, salve. Buon pomeriggio. Sabato sono stati i primi fischi, però poi nei due giorni successivi l'indirizzo è stato chiaro: fiducia a Pioli, fiducia a Pioli, fiducia a Pioli. C'è un qualcosa con Moncada, con Furlani, che le è stato detto, che le ha ribadito con grande forza e le ha dato grande forza di questa fiducia? E poi una brevissima anche a Maignan, grazie. Ma io credo che in queste situazioni, in questi momenti, non sono mai le parole che fanno la differenza, ma sono i comportamenti. E continuo a ripetere, però poi dopo poi non voglio poi essere ripetitivo, che il club mi sta mettendo nelle condizioni migliori di lavorare, che mi ha messo a disposizione una squadra competitiva e che se le ultime prestazioni sono state negative, chiaramente sono responsabile. Ma poi io, con la passione che ho, mi concentro sul lavoro, mi concentro sulla preparazione della partita, ma posso fare tutto quello che devo fare per preparare al meglio la partita, perché veramente ho tutto a disposizione. Una velocissima, ciao Mike, buon pomeriggio. Sei annoverato tra i migliori portieri al mondo, su questo non c'è dubbio, però alcuni problemi fisici ultimi due anni ti hanno un po', no, bloccato anche nella tua performance. Ti chiedo, è un tuo obiettivo vincere il premio Yashin come miglior giocatore del mondo in porta e magari chissà diventare il primo giocatore a poter vincere il pallone d'oro da portiere? È uno dei tuoi obiettivi personali, chiaramente? Quando abbiamo obiettivi e siamo, come dire, forti in testa, ci alleniamo ogni giorno e per vincere tutto, per vincere le migliori cose che c'è. Certo che sì, un giorno potrò vincere il trofeo Yashin, un pallone d'oro o tutto quello che c'è. Si posso vincere, andare per vincere, mi alleno per questo. Quindi certo che è in mia testa di vincere tutto quello che c'è. Ok, Bressi mi aveva chiesto di fare una domanda. Buongiorno, una domanda per il mister. All'andata lei ha detto che ha visto poca differenza rispetto ad altre partite con il PSG. Nel primo tempo. Sì, sì, ovviamente. Però le volevo chiedere, secondo lei, per colmare questa differenza, alcuni dei suoi giocatori chiave, come giudica il processo di crescita nel corso degli ultimi anni? Perché penso ai giocatori più forti della squadra, quelli che potenzialmente possono diventare campioni. Se hanno continuato a crescere in maniera costante, come si aspettava, se si aspetta un'ulteriore crescita più veloce, se hanno un po' rallentato, insomma... Cosa manca per diventare veramente a quel livello lì? No, stanno continuando il loro processo di crescita, ma capisco a chi ti puoi fare riferimento, sono soprattutto loro che ci possono, che ci devono aiutare in queste partite a raggiungere quel livello lì. Questo è sicuro, sono giocatori come Maignan che ci possono aiutare in queste partite a raggiungere il top della Champions League, sono giocatori che di alto livello che ci devono aiutare, sono sicuro che domani proveranno a farlo. Longo, calciomercato.com. Buongiorno mister, negli ultimi due allenamenti abbiamo visto che sono tornati ad allenarsi in gruppo Pulisic, Chukwueze e anche Theo. Le chiedo, anche a livello di condizione, sono pronti per giocare dal primo minuto domani? Grazie. Stanno bene, chiaramente quello con un po' meno minutaggio è Chuku, perché comunque dopo si è fatto male nella sosta della nazionale, però da due giorni si allena con la squadra. Credo che partirà Pulisic e Chukwueze sarà pronto a rimpiazzarlo se ci sarà bisogno. Carlo Pellegatti, non ti vedo, ci sei? Ok, eccomi. Una domanda a Mike e una domanda a Stefano Pioli. Mike, la partita di andata per te non è finita 3-0, per te personalmente, perché è finita 1-1. Ti ha realizzato gol Mbappé, ma hai fatto la parata forse fra le più belle della tua carriera rossonera. Speri che finisca ancora 1-1, nel senso che non tira mai Mbappé, o un portiere piacerebbe in una partita del genere diventare protagonista, o preferisci lasciare stare? No, per te era 1-1. Noi abbiamo perso 3-0. La partita si gioca 11 contro 11. Però bella parata. Sì, io lavoro per questo qua. Sì, c'è azione contro Mbappé o chiunque chi gioca, devo dare il meglio, devo far male la palla.
e per questo che sono dentro la squadra, sennò non gioco in piacere. E invece per Stefano, io ho visto come una illuminazione nel primo tempo contro il Napoli e mi sono detto, ecco la squadra che può battere il Paris Saint-Germain. Giocando come il primo tempo contro il Napoli, si può battere il Paris Saint-Germain? Giocando per 90 minuti così, ci sono buone possibilità. Grazie. Prego. Grazie a tutti, grazie. Buon lavoro. Grazie. Queste le parole dunque di Mike Maignan, ha detto per il contratto molto seriamente, io sto bene al Milan, ma non è ancora il momento di parlare di contratto. Ha sorriso quando gli ho detto l'1-1, ma la parata sul tiro di Mbappé è stata una parata fra le più belle della carriera di Mike Maignan, una parata straordinaria. E anche per quello che riguarda Stefano Pioli, io l'ho detto per convinzione, l'ho detto per convinto di quello che dica, non per piaggeria. Il Milan che ho visto contro il Napoli, soprattutto nel primo tempo, può battere il Paris Saint-Germain. Chiaro che se negli occhi abbiamo il Milan contro l'Udinese, è chiaro che non battiamo nessuno. E spero che l'atmosfera della Champions League possa galvanizzare i ragazzi per dare una svolta a questo momento difficile. 6 partite, una vittoria sola, capita nella stagione. Continuo a essere positivo sul fatto che se il Milan ritrova la continuità nel gioco, visto il calendario delle altre, ne può e deve approfittarne. Chiaro che se gioca come contro l'Udinese, anche a causa, lo diciamo, di una formazione che non ha dato gli effetti che sperava Pioli, ma mettendo in campo dei giocatori che in questo momento non sono da corsa, è chiaro che allora le cose si complicano. Ma veniamo a quello che più vi interessa, la formazione. Signori, si va verso la formazione tipo con un dubbio. Allora, in porta Maignan, a destra Calabria, che se ripete la prestazione contro Kvara può giocarsela con tutti gli attaccanti del mondo senza alcun problema. A sinistra Teo, centrali Tomori, ciao. Ecco, non per fare le prefiche, ma Simic non può entrare in lista da quello che mi hanno detto, perché è solo 2 anni che non sono passati 2 anni da quando è arrivato in Italia, quindi non può essere inserito, e il centro della difesa speriamo di non avere bisogno, anche perché oggi credo che Kjær non si sia allenato, quindi difficilmente potrà recuperare. Per quello che riguarda il centrocampo, il dubbio è lì, perché torna Loftus-Cheek e le statistiche con Loftus-Cheek sono straordinarie, con gol fatti, vittorie, quindi non è solo un portafortuna, è un porta grandi prestazioni. Gioca Krunic, che ha recuperato dal problema. Il dubbio è se Musa o far rifiatare Reinders. Questo è l'unico dubbio. Là davanti torna per fortuna Pulisic per equilibrare un po' la fascia di destra. A sinistra gioca Leao. Critiche inutili a Leao. È l'unico gioco. Criticare Leao oggi, sì, non segna da tanto tempo, ma gli unici sprazzi che vediamo sono di Leao, se ci lamentiamo anche di Leao. Mi sembra quelli che si lamentavano di Seedorf e poi si sono ritrovati i giocatori del post-Seedorf. E là davanti, in mezzo, gioca ovviamente Giroud, sperando che possa realizzare un bel gol contro una squadra francese, lui che è uno degli eroi di Francia. Quindi questa è la situazione, e ripeto, Jerry Cardinale arriva questa sera, nessun incontro con Ibra, come qualcuno aveva già ipotizzato, si sentono delle sciocchezze incredibili. Poi ci sarà magari, ma non oggi. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo.